Buongiorno a tutti, benvenuti alla nuova video intervista di Tax Planning Internazionale. Siamo oggi con l'amico e collega Gianfranco Conti. Gianfranco, adesso mi userai la cortesia di introdurti sicuramente meglio di me, diciamo da solo. Comunque è un amico, un collega, evidentemente è un fiscalista, un esperto di fiscalità internazionale che come me si occupa di consulenza e costituzione di società al di là del confine italiano, che è di società all'estero. E questo è l'argomento di cui parleremo in via informale con Gianfranco oggi, cercando di capire quali sono le giurisdizioni più gettonate e quali sono soprattutto gli errori più comuni che i clienti commettono molto spesso arrivando da noi profondamente, non voglio dire impreparati, perché evidentemente la materia non è loro, però diciamo con una serie di preconcetti, ecco, magari precostituiti erroneamente, che poi noi dobbiamo puntualmente smontare molto spesso, come anche tutte le vecchie strutture che magari si portano dietro per errori di consulenti precedenti, ok? Chiedo scusa se l'immagine può essere un po' sfocata, però cercheremo di risolvere nel corso della conversazione. Non perdiamo altro tempo. Gianfranco, vuoi dirci qualcosa di te, 2 minuti prima di partire a parlare insieme? Sì, buongiorno Luca, ciao e grazie per avermi coinvolto in questa video intervista, te ne sono davvero grato. Piacere. Sono un dottore commercialista, sono un tributarista fiscale internazionale, mi occupo prevalentemente di questo, faccio fiscalità internazionale e protezione del patrimonio. Ho un mio blog dove scrivo da diversi anni e devo dire con discreto seguito. Mi piace poi studiare la materia, mi piace anche confrontarmi con i colleghi, con te abbiamo avuto diverse occasioni per poterci chiarire le idee, purtroppo in questo mercato in continua evoluzione, perché come continuo a sostenere nei miei post su LinkedIn, dove ho una buona presenza, ecco, una buona costanza, come continuo a dire, purtroppo la fiscalità internazionale è una materia in continua evoluzione e questo ci comporta un sacrificio notevole nel tenerci aggiornati in tutte quelle che sono le giurisdizioni dove operiamo. Certo, non è per niente facile, diciamo che di anno in anno cambiano sia le fiscalità, le normative domestiche, sia gli orientamenti internazionali, per cui obiettivamente rimanere sempre sul pezzo non è facile, serve anche un buon network evidentemente di professionisti e colleghi offshore, comunque al di là del confine italiano, che ci danno una mano a rimanere aggiornati. Chiaro, chiaro, ma diciamo ce lo siamo scelti con le mani nostre, per cui sì. ormai ci siamo dentro, per cui dobbiamo comunque è troppo tardi ormai, ci siamo fino la soluzione che dico del baretto a Copacabana, non la escludiamo del tutto, magari No, ci sto lavorando, però pensavo più un hotel 5 stelle, diciamo, essendo ma tu sei un fiscalista di fama internazionale, non sei? Ma comunque, torniamo all'argomento, probabilmente chi ci ascolta è poco interessato alla mia vita personale. Torniamo a noi. Allora, Gianfranco, siamo con Gianfranco per discutere un attimino di giurisdizioni offshore, ok? Quindi chiaramente tra quelli che ci confrontiamo e ci rendiamo conto anche quali sono i trend di mercato, che poi a volte sono trend sbagliati, nel senso che il cliente si pone l'idea che va a Panama piuttosto che British Virgin Island, piuttosto che Belize. Mi ricordo soprattutto oggi, fino a 3-4 anni fa, neanche tantissimo, mi sono ritrovato con numerosi clienti che avevano strutture precostituite tra Panama e Belize e quindi si venivano da me con queste scatole, perché di questo parliamo, completamente vuote, ma soprattutto completamente inutilizzabili, perché poi chiaramente o collegate a conti correnti che non funzionavano o comunque evidentemente facevano riferimento a persone fisiche che si trovavano in giurisdizioni in cui avevano violato qualsiasi tipo di norma antiabuso. Fortunatamente, diciamo che nel 99% dei casi si trattava sempre di scatole vuote mai utilizzate, quindi perlomeno poi correre ai ripari è stato tra virgolette semplice. Però oggi invece la prima domanda che volevo farti era appunto esattamente questa, cioè nella tua esperienza, o quantomeno la tua esperienza, diciamo 2018-2019, quali sono le giurisdizioni, le nazioni con cui ti trovi più spesso a lavorare, o perché chiaramente il tuo cliente lo richiede, una delocalizzazione, un'internazionalizzazione,
o perché appunto in questi ultimi 2 anni sono quelli che offrono le maggiori agevolazioni dal punto di vista fiscale. Sì. Guarda, devo dirti che nell'ultimo biennio ci sono stati dei paesi, tra i quali l'Albania, la Romania e la Bulgaria, che sicuramente sono esplosi come interesse. L'interesse è esploso per diversi motivi. Uno, perché danno la possibilità di avere una fiscalità davvero molto privilegiata, perché hanno comunque delle aliquote delle flat tax molto basse. E due, perché comunque ci sono le condizioni anche lì per creare impresa, per creare valore aggiunto, perché comunque sono mercati che per certe attività sono ancora vergini, dove gli imprenditori italiani poi trovano uno sfogo naturale, quindi non è soltanto una pianificazione, ma in realtà è business, una delocalizzazione o comunque un ampliamento delle attività che fanno qui in Italia. Un paese che da circa 6 mesi sta veramente riscuotendo tanto interesse è la Moldavia. La Moldavia è una piccolissima giurisdizione a nord-est della Romania e non è territorio UE No. e non è uno stato che ha firmato il CRS. La Ok. Moldavia è uno di quei paesi dove sto lavorando, devo dirti, con grande soddisfazione, perché ci sono dei colleghi che sono serissimi, preparatissimi, dove ci sono delle banche che ovviamente fanno i ponti d'oro e dove c'è una fiscalità di assoluto interesse, perché loro hanno una flat tax al 12%, e addirittura se il capitale sociale supera alcune soglie, puoi avere sì, un abbattimento per i primi 2 anni al 6% o puoi avere anche l'esenzione per i primi 2 anni dalle tasse, ecco, se l'importo dell'investimento è considerevole. Quindi diciamo che in questo momento ecco, Albania, Romania, Bulgaria. E spieghiamo brevemente per 2 parole sul CRS, se ti va, per chi non, perché utilizziamo termini tecnici, magari non tutti capiscono. CRS, Common Reporting Standard, sta per lo scambio di informazioni finanziarie automatiche. Praticamente oggi, come giustamente diceva Gianfranco, non tutti i paesi, anche se ormai sono rimasti 3, obiettivamente hanno aderito diciamo, a questa collaborazione tra banche e amministrazioni fiscali su scala internazionale. Uno di questi paesi che non ha ancora aderito, che non sembrerebbe aver fatto richiesta neanche di adesione all'Unione Europea, perché per esempio il Montenegro l'ha fatta, e mi pare che l'ha fatta anche la Georgia, è la Moldavia. E, quindi non appartenere al CRS vuol dire maggior segreto bancario, tendenzialmente. Esatto, assolutamente sì. Maggiore privacy. Sì, sono entrambe le cose, cioè privacy e segreto bancario. Diciamo che sono piccoli stati, piccole giurisdizioni che cercano di attrarre investitori in qualsiasi modo. Uno di questi è, per esempio, non aderire al CRS. Perfettamente legittimo, no? Nonché evidentemente legale non aderire al CRS. Assolutamente, è assolutamente legittimo, assolutamente legale, sono delle scelte politiche che fa ogni singola giurisdizione, questo è ovvio. Ti dicevo, una cosa importante, un paese che sta veramente venendo su è l'Albania. L'Albania offre delle opportunità agli investitori, opportunità fiscali con una flat tax al 15%, ma devi considerare una cosa che in Albania c'è una grande deducibilità delle spese, ecco. Cioè spese che in contabilità in Italia non ti sogneresti neppure di inserire nella contabilità aziendale, in realtà in Albania sono deducibili, quindi non bisogna farsi ingannare dall'aliquota più alta della flat tax, bisogna andare a valutare quali sono le spese deducibili all'interno di ogni giurisdizione. Poi c'è il sogno di tutti, è la Romania, che come sai al 3% è al 3% e basta che assumi un lavoratore ti scende all'1%. Sì, la Romania è sicuramente interessante. Io stesso ho vissuto a Bucarest, diciamo, abbastanza a lungo, proprio per lavoro. Tu sai, io mi trasferisco nel posto tendenzialmente per lavoro, quando ho clienti o investitori importanti, mi faccio un giro, diciamo, cerco di unire il personale al lavorativo. Cioè, mi piace rimanere nel posto per esplorarlo e capire anche, come dire, e chiaramente solidificare anche il network, perché poi,
come tu sai bene, una cosa è la teoria, una cosa è la pratica. Quindi leggo 3%, no? E questo è, la Romania, per esempio, è un caso emblematico. È vero che c'è il 3% su fino a 1 milione di euro di fatturato, eccetera, eccetera, e può scendere all'1% se assumo perlomeno un dipendente. Però chiaramente, come poi spiegava Gianfranco anche prima, è importante capire qual è l'esigenza del cliente esattamente, perché non tutte le situazioni vanno bene per tutti, nel senso, assolutamente sì, assolutamente sì. Per proprietà di servizi, magari non so se consigliarti la Romania, probabilmente per una delocalizzazione produttiva ha molto più senso. Dipende dall'impianto burocratico anche che si viene a creare poi dietro, no? La struttura. Tu sai benissimo che la Romania purtroppo ha un impianto burocratico importante. Esattamente, comunque risente un attimino dell'influsso dell'ex URSS, no? E comunque sono giurisdizioni ex socialiste, per cui anche se, come dire, sembra paradossale nel 2020 parlare in questi termini, diciamo, tra socialismo e capitalismo, però la realtà delle cose è che poi 100 anni o quanti sono di retaggio si sentono. Non che l'Italia da un punto di vista burocratico sia messa meglio. No, noi siamo fermi ai tempi dei Borboni, al 1860, quindi va bene. Per cui... Quindi la Romania ne paghiamo dazio più alto, ecco. Esattamente, diciamo, il nostro retaggio è cominciato molto prima del socialismo sovietico. No, però io volevo tornare un attimino sulla faccenda Romania, perché il paradosso della Romania è che in questo momento è un paese con il full occupazionale, per cui se l'italiano, l'imprenditore medio italiano, va in Romania tentando di prendere manovalanza rumena a basso costo, non ci riuscirà mai, perché comunque c'è un flusso migratorio in questo momento dalle parti del nord-est, dell'est Europa, sì, che fa sì che in Grecia purtroppo hanno una situazione disastrosa, no? I greci vanno in Albania, gli albanesi vanno in Romania, i rumeni vanno in Bulgaria, i bulgari si spostano in Polonia, i polacchi vanno in Germania. Quindi abbiamo un flusso migratorio pazzesco, e ognuno di questi di questo ceppo così di lavoratori cerca ovviamente nel paese limitrofo migliori condizioni. Quindi abbiamo un paese che ha il full occupazionale e scarsità di lavoratori, che è una cosa pazzesca, che in Italia ci sogneremmo la notte, ovviamente. Chiaro. Quindi, diciamo, lo sconsigli da questo punto di vista. La Romania è chiaro che se vai lì a far qualcosa di produttivo devi portarti qualcuno dall'Italia, quantomeno dei capi cantiere, del personale specializzato, che poi comunque lì vada a fare scuola e formazione. Se sei una società di servizi, già il discorso è diverso, è molto più interessante. Chiaro. E come dici tu, ovviamente la gente guarda soltanto l'aliquota, no? Sì, non guarda mai il suo business. Sull'aliquota. Infatti poi questo ci porta alla domanda successiva, ma tanto, diciamo, mischiamo un po' le carte. Qual è l'errore più comune del cliente? Uno degli errori più comuni, da parte mia, adesso mi direi il tuo, è proprio quello del misunderstanding, cioè leggere l'aliquota nominale e nel bene e nel male, no? Perché anche quella, come dicevi tu, la Romania al 15 sembra tanto, in realtà non lo è, la Romania al 3 sembra poco, in realtà non lo è, perché ci sono dei contro, no? Ed è proprio questo, cioè chiaramente nella sua ignoranza, tra virgolette, nella sua non conoscenza della materia, giustamente, no? Ciascuno il suo, il cliente si butta sull'aliquota nominale perché la prima cosa che capisce della transazione, e diventa un casino poi da... Penso che ne saranno capitati tantissimi a te, quanti ne capitano a me, no? Cioè la gente che guarda e magari ti dice il Canada piuttosto che il Delaware, piuttosto che Hong Kong, ma lì è tasse zero, quindi ovviamente da buoni italiani tartassati dal nostro regime fiscale, chiaramente se devo scegliere 10 scelgo 0, è 0. Certo. Però non si rendono conto che chiaramente, e questo è uno degli errori che normalmente fanno, che il loro modello di business non si accoppia con quella giurisdizione. Cioè, non c'entra nulla, non puoi andare a fare commercio elettronico dal Delaware. Esatto, diciamo, ci sono giurisdizioni che vanno bene per determinati business e altre che non vanno bene.
capiamo, come dire, anche evidentemente l'approccio aggressivo del cliente, diciamo la disperazione, perché la disperazione. Che alcune condizioni siano assolutamente disperevoli, cioè business profittevoli che non arrivano alla fine dell'anno perché overall c'è una tassazione del 70-80% tra saldi e conti, finanziariamente è insostenibile, ho visto clienti arrivare anche al 110% del debito, cioè di rapporto debito utile, quindi è obiettivo che anche, cioè, non, come dire, non biasimiamo il cliente che arriva disperato. No, assolutamente no. Però purtroppo, come dicevamo, io ero uno dei miei clienti prima di andare via, no? Quindi chiaramente avevo un po' più cognizione della materia, però capisco perfettamente la frustrazione, ecco, più che altro di fare impresa in Italia. Assolutamente sì, assolutamente sì. Però e qui dovremmo entrare in campo noi, il cliente purtroppo spesso e volentieri in questa disperazione va su internet e quindi ovviamente riesce a prendere quello che c'è scritto, perché poi su internet non è che c'è il santo graal della fiscalità internazionale. No, è il vaso di Pandora. Spesso e volentieri magari si trovano o siti datati, o magari siti gestiti da qualcuno che li imbonisce con qualche promessa un po' da marinaio, questi tizi partono sparati e poi magari fanno le stupidaggini di creare società in giurisdizioni dove il loro business è praticamente impraticabile. Chiaro, sia perché non ti aprono un conto corrente, sia perché c'è un problema. Sì. Ci sono delle giurisdizioni, come tu ben sai, che sono assolutamente in blacklist per il sistema bancario. Sì, assolutamente. Non, diciamo che oggi si tende a risolvere tramite l'apertura di conti correnti online, quindi ci sono i famigerati, diciamo, Revolut, TransferWise, quindi io riesco in qualche modo a farlo, però anche lì ci sono giurisdizioni in blacklist, anche lì ci sono controlli, comunque sono istituti di credito anche quelli, o comunque derivazioni o istituti di credito to be, cioè nel senso che se non lo sono oggi, evidentemente per i volumi che gestiscono lo diventeranno, o comunque sono sottoposti a regolamentazioni anche loro, cioè non è che il conto corrente online, questo è un altro mito, cioè non è che apro il conto corrente online e non è una banca, o comunque lì non c'è regolamentazione, non c'è scambio di informazioni, ci sono le stesse regole degli istituti di credito tradizionali, delle banche tradizionali. Poi a volte, come dire, appena partono, evidentemente sono un po' più blande perché si testa il mercato, le maglie sono un po' più larghe, però prima o poi, soprattutto se chiaramente il business decolla, al caso di TransferWise per esempio, le regolamentazioni poi sono quelle delle altre banche, insomma, su quelle della assolutamente sì, e tu sai benissimo che poi magari possono avere le maglie un po' più larghe queste Revolut, TransferWise, eccetera, possono avere un po' più le maglie larghe in fase di acquisizione del cliente, poi però nel momento in cui il business decolla, come dici tu, oppure nel momento in cui il business incomincia ad avere dei volumi sostanziosi, per cui incominciano a esserci dei trasferimenti di fondi da un conto a un altro, certo, importanti, rischi, non dico il blocco del conto, ma sicuramente il blocco del movimento, per cui devi produrre compliance, eccetera. Anche il blocco del conto, io ho clienti che hanno, insomma, grosse cifre bloccate su TransferWise, società assolutamente, come dire, legittime e trasparenti, però quando non ci vedono bene sul movimento non è che te lo vengono a chiedere, intanto lo bloccano. Dopo forse in realtà TransferWise anche difficoltà, cioè non ha una grossa assistenza alla clientela rispetto a Revolut, invece ti chiamano al secondo dopo. TransferWise ho notato una completa assenza di assistenza alla clientela, e quindi peggio di Sata Bank Sata Bank, no, per chi non lo sa, ma penso che ormai sia di dominio comune, banca maltese bloccata nel 2018, cos'è, all'inizio del 2018, se non la Io stamattina avevo proprio un colloquio con un cliente che ha 180.000 euro bloccati su. Ancora non un anno e mezzo che non riescono a sbloccarli. Allora, io so che dopo i primi mesi, piano piano, hanno iniziato a restituire un po' di soldini, anche perché più che altro lì c'erano anche famiglie normali con conti a crediti, stipendi, che si sono visti praticamente senza soldi per andare a fare la spesa. Quindi questa è la tragedia che hanno vissuto alcune persone a Malta, Sata Bank a Malta. Diciamo che tra i miei clienti qualcuno l'hanno sbloccato, qualcuno no, però intanto finanziariamente il colpo l'hanno subito, perché è stato comunque bloccato. Assolutamente. E credo che la banca alla fine, non so se riprenderà la sua normale attività alla fine, penso di no, o comunque penso di no. Danno d'immagine ormai irrecuperabile, per cui
Diciamo, e questo chiaramente ha provocato un problema sul resto dell'isola, per cui è diventato impossibile aprire un conto corrente anche per BOB, Banco Valletta, piuttosto che Lombard, eccetera, eccetera. Diventa veramente difficile. Allora, fino a qualche giorno fa era impossibile, letteralmente impossibile. Adesso pare che ci sia un'apertura, però, come dire, deve essere come dire, un movimento importante, o siamo un'impresa importante, o è difficile che i piccoli aprano un conto corrente. Io ho clienti Assolutamente che hanno. sì, assolutamente sì. Quindi il problema delle banche è un problema che spesso va sottovalutato. Quindi possiamo dire che questi sono tra gli errori più comuni, no? Volendo ricapitolare. Sì, il fatto comunque di puntare a una giurisdizione perché ha una bassissima o zero tassazione senza neanche crearsi il problema se poi aprono il conto corrente. Questo è uno degli errori più comuni che si fanno. Sì, inevitabilmente sì. E mi dicevi, come dire, quando ti sei introdotto all'inizio, che un attimo lo so, però che tu non ti occupi soltanto di fiscalità e pianificazione, ma anche di patrimonio. Sì. Diciamo Vuoi dirci qualcosa sull'argomento? che fondamentalmente sì, come protezione del patrimonio io ho scelto i due strumenti classici che ti offre la fiscalità internazionale, che sono il trust e le fondazioni. Perché è un argomento molto caldo anche questo, ovviamente a chi ci ascolta interessa tanto, cioè nel senso le persone vogliono guadagnare risparmiando sulle tasse, però una volta che hanno guadagnato poi vogliono proteggersi e allora intervieni tu. Sì. Diciamo che non mi piace ancora, pur essendoci stata ormai una sentenza definitiva della Cassazione riguardo al trust italiano, no? Che ha definito finalmente l'atto di dotazione del trust come non imponibile, quindi non c'è un trasferimento in realtà. A me non piace comunque come viene visto il trust in Italia. Per cui preferisco nel momento in cui ho un cliente che mi richiede un trust, comunque costituirlo all'estero. Credo che ci sono giurisdizioni come quella inglese o come quella maltese in cui l'istituto del trust è un istituto ormai che ha una giurisprudenza consolidata da anni e che dà molta più affidabilità di una giurisprudenza come quella italiana in cui c'è stato talmente tanto contrasto, talmente tanto convegni, discussioni. Sentenze di commissioni tributarie smentite poi dalle regionali. La gente veramente un po' si è dissanguata, ecco, dietro i Sì, trust. C'è gente ma che cominciamo. veramente ha fatto dei trust e che si è dissanguata, perché poi comunque ha dovuto intentare causa contro lo Stato, arrivare in Cassazione. Tu sai benissimo, 3 gradi di giudizio in Italia solo come spese legali quanto costano. No, comunque è un argomento complesso, quello del trust, cioè si tende a, come dire, a renderlo un attimino più semplice di quello che è, ma questo poi è un po' il difetto di internet, no? Quello che dicevamo prima. In realtà è uno strumento complesso, se ne cominciava a parlare tanto già nel 2006-2007, all'epoca lavoravo a Milano e se ne capiva poco. Poi c'è stato un boom a un certo punto, però è stato gestito evidentemente male da chi l'ha professato come dire, la panacea di tutti i mali, perché si sembrava che il trust, come dire, potessi segregare tutto in trust e non esistere più per il fisco, non avere più obblighi di monitoraggio fiscale, eccetera, eccetera. Quindi chiaramente poi la Cassazione ha fatto il suo dovere nel corso degli anni, sentenze pro, sentenze Sì, contro. infatti quello è il problema, che c'erano delle sentenze pro, sentenze contro, quindi ovviamente c'è chi difendeva il contribuente, aveva tutto l'interesse a sottolineare le sentenze pro, l'amministrazione dall'altra parte ovviamente ti portava in giudizio le sentenze contro. Quindi anche questo paradosso a me non è piaciuto, non è mai piaciuto, ecco perché comunque se un cliente mi chiede di trust lo indirizzo su quelle giurisdizioni, così come se mi chiede di fondazioni, che a mio avviso è lo strumento perfetto per difendere il proprio Fondazioni. patrimonio. Sì, io considero la fondazione lo strumento ideale per ogni famiglia. Tu hai viaggiato tanto, hai lavorato in ogni parte del mondo e sai che a Panama dal professionista medio fino all'industriale o comunque una famiglia benestante, ogni famiglia ha una fondazione. Quindi è uno strumento assolutamente utilizzato da tutti o dalla maggior parte delle persone. Anche in Europa si lavora bene con Malta per quanto riguarda le fondazioni, inevitabilmente. E poi il Sud America anche interessante, solo un po' più lontano. Sì.
Sì, questo sì, infatti io diciamo che come fondazione lavoro essenzialmente con due giurisdizioni, cioè Malta e Panama. Il vantaggio di Panama è che il beneficiario non è Opaco. opaco, no, è proprio black, nel senso che comunque non compare da nessuna parte. Bene, diciamo, Sì, ok. no, no, allora il beneficiario rimane un segreto professionale tra il fondatore e lo studio legale che poi segue la pratica dell'agente abilitato su Panama. Chiaro. Ed è cambiabile a semplice comunicazione. Quindi Bene, questo è bene. il grande vantaggio della Fondazione Panamense. Che non E è da poi tu sai che la differenza sostanzialmente con quella maltese è che a Malta probabilmente hai un costo maggiore perché comunque la sede della Fondazione deve essere su Malta, il costo dei nostri colleghi su Malta non sono come noi, sono un po' più cari come sì, no, barriere. I colleghi maltesi. no, allora diciamo che per esperienza, nella mia esperienza, la Fondazione Maltese per un patrimonio sotto il mezzo milione la sconsiglio. Poi ognuno ha chiaramente le sue cifre, però secondo me non ha senso, anche per dare un'idea di riferimento, perché magari molti clienti pensano, no, io ho 100, 200, sotto il mezzo K di 500.000 euro è veramente... Diciamo, non c'è più costo opportunità a No, Malta, no, assolutamente no. quindi, come dire, anche qui va fatto un preliminare, però. Sì, i costi di gestione sono abbastanza alti, mentre quella panamense può istituire sedi in tutto il mondo, per cui poi alla fine te la puoi portare anche in una giurisdizione dove hai anche dei costi di professionisti e costi di gestione molto bassi. Ecco. Non ti dico portatela in Italia, ma piazzi la sede sociale in uno studio legale in Romania piuttosto che in Albania, dove con poco ti fanno tutte le formalità, ecco. Chiaro, chiaro, chiaro. Bene, bene. Allora, grazie anche di quest'ulteriore spiegazione. Quindi, volendo concludere la chiacchierata di oggi, siamo troppo lunghi e non ci guarda nessuno tendenzialmente. Poi spero, come dire, di avere la possibilità, non riusciamo mai a incrociare le agende, perché già abbiamo sempre da fare. Ma il problema nostro è qualche fuso orario sbagliato Sì, però è colpa mia, mi rendo conto. e qualche cliente insomma che poi ci chiama all'ultimo minuto per cui abbiamo un aereo in volo e allora Esatto. riusciamo a darci soltanto una chiacchierata telefonica. Beh, Esatto. però vedi, alla fine ce l'abbiamo fatta, poi alla fine ce Sì, l'abbiamo fatta. quantomeno cioè, la prima pietra l'abbiamo piantata, adesso il primo seme l'abbiamo piantato. Vediamo di trovare il tempo, l'opportunità, lo faremo la domenica sera, non lo so, di risentirci. Intanto ti ringrazio, è stato gentilissimo, io credo che diciamo, questa conversazione piacerà a molti. Abbiamo toccato diversi punti interessanti per l'imprenditore italiano, che poi mediamente ha anche sempre un patrimonio da proteggere. Per cui, grazie ancora Grazie dell'intervento. a te veramente di cuore per avermi invitato ed è stata un'occasione utile per incontrarti, seppur attraverso lo schermo, e per dare un contributo a tutti gli appassionati del tuo canale YouTube, tutte le persone che guardano i tuoi video, dare un contributo, il mio piccolo contributo, per cercare insomma, di fare un po' di chiarezza in questo mondo. Pieno anche di tanti guru, questo argomento non l'abbiamo affrontato in questa Non ci si interessa conversazione, però meno. mi sta particolarmente a cuore, magari ce lo dedichiamo in un'altra puntata. Lo so che tu ce l'hai, diciamo, in particolare con i guru. Io cerco, come dire, di to be my own guru, per cui alla fine non ci, però sono sposo al tuo pensiero. Gianfranco, grazie ancora. Noi ci aggiorniamo Grazie a te. prestissimo. Ci risentiamo per motivi lavorativi e poi fissiamo la prossima video intervista. Va Intanto ti benissimo. saluto e ringrazio i video Grazie ascoltatori. mille a te, ottima giornata. Grazie mille, ciao Gianfranco.